Salve a tutti e benvenuti nel settimo episodio del mio Let's Play Walkthrough Gameplay, chiamatelo come volete, di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Nello scorso episodio abbiamo affrontato Tempestra nell'episodio 6, ma oggi nell'episodio 7 continuiamo con Raffaello, che mi è piaciuto parecchio, e andiamo con l'episodio 7, Rettili sui tetti. Rettili sui tetti, luogo tetti, giustamente. Guarda lì, sempre loro comunque. Oh, vabbè, ok, iniziamo bene. Via, pure tu via. E contro questi devo fare tipo così? Ok. Bene, bene, bene. Basta saperlo. Oh, ho finito gli ari segreti. Oh, merde. Madò, mi prendo, eh. Fuori tutti. Dai, che merda. Va bene. No. Ah, ma mi ha seguito pure il nemico. Perché non devo cadere, tra l'altro. Merda. Dai. Che merde, non lo sapevo che si poteva fare quella cosa. Non può cancellare le combo, questa è di una scomodità. Ok. Continuiamo ad andare sui tetti, stavamo per cadere lì. Pizza, ottimo. Che merde queste. Ecco fatto. Qui c'è qualcosa? No? Comunque è stra simile a Street of Rage 4, eh. È proprio quasi identico. C'è anche le mappe proprio. I scenari. Fatto? Oh. Sì, fatto. Che merde queste. Ma affanculo, special, via. Ce n'erano troppi per i miei gusti. Questi sono nuovi. O manganelli proprio. Via tutti. Ok. Questo lo posso distruggere? No? Mi sa che là ho sprecato un po' di robe, eh. Magari avrei potuto distruggere quel coso. Questi fanno questi attacchi qui. Ok. Un po' di colpi in più, non si risparmiano nessuno. Altra pizza. Poi useless. Bello. Mi ha fatto un bel attacco quello, però ne faccio uno altrettanto bello pure io. Vai, scivolato 2 volte. Cassetta degli attrezzi da distruggere. Videocassetta trovata, ottimo. Merda. Merda pure tu. Va bene. Sono tutti sotto ora, eh. Ecco come risolvere la situazione. Vai, sbeffeggiamo un po'. Ne ho solo una con questo, che è perché ogni personaggio ha i suoi potenziamenti. Quindi non conviene cambiare troppo spesso personaggio, allora. Oh, sapevo che sarebbe caduta quella cosa. Lo sapevo. Eccolo. Ah, che botta. Ah, si era parato questo, eh? Fuori tutti. Ne c'è qualcosa qui sotto, no? Ah, va bene. Ho trovato un insetto disgustoso intanto.
Oh, eccoci qui. Boss fight. Bebop e Rocksteady, migliori amici e peggiori problemi. Tutti e due insieme questa volta, eh. Però non ho paura perché ho il mio Raffaello incredibile. Ah, che botta. Ok, attento qua. Impazzito, impazzito, impazzito. No, ho preso. Vai, tutti insieme. No, penso di avere la special. Male, male, male qui. Ok, questo è andato. E mo ci lascerà pure Rocksteady, eh. Dai, però. Vai, sbeffeggialo un po'. Ricarichi l'HP. Ecco qua. E si spara, spara. Merda. Eccolo. Di nuovo. Eccolo che spara. Dai, però. Perfetto. Questa volta vostro livello senza nemmeno perdere una vita. Bene, bene, bene. Aumento il livello di potenza. Barra potenza ninja extra raggiunta. Bene, anche con Raffaello. Episodio 7 terminato. Bene, bene, bene. Altro obiettivo, sconfiggi Bebop e Rocksteady nella modalità storia. Insieme, quindi. Appartamento di Irma. Hai completato la richiesta. Ok, andiamo subito allora a prendere i nostri punti da Irma. Guardala lì Irma. Dammi i miei punti. 75 punti. Bene così. Anche se non so cosa servono esattamente questi punti. Vado un attimo nel rifugio delle tartarughe. Magari qui posso comprare qualche potenziamento. No, qui ci sono delle sfide. Sì, questi sono gli obiettivi essenzialmente. Sono gli obiettivi. Queste sono le sfide di ogni livello, più collezionabili. Ok, per essere collezionabili li abbiamo trovati tutti in ogni livello. Sono le sfide che ci mancano. Qui abbiamo anche i titoli classici. Ok. Tutti i vari tipi di collezionabili. E questi sono quelli che abbiamo salvato, immagino. I tizi che abbiamo salvato, sì. Ok. Bene così, dai, allora anche questo episodio può finire qui. Ti ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.